Sì, credo che oggi abbiamo fatto una buona gara, sotto tutti i punti di vista, però torniamo a casa con niente, questo è il più grande rammarico, perché credo a mente fredda che abbiamo creato tanto e secondo me forse anche il pareggio ci stava stretto, devo essere onesto, non lo dico con presunzione ma alla luce delle occasioni avute. Però se abbiamo perso è perché evidentemente abbiamo delle lacune, abbiamo dei difetti a cui non riusciamo proprio per niente ad eliminarli. Il Pineto dal canto suo ha giocatori esperti, al primo nostro minimo errore ci ha punito. C'è grande rammarico perché noi non vogliamo salvarci, per salvarci però dobbiamo vincere e queste partite quando le affronti e le conduci in questo modo credo che la vittoria sarebbe stata meritata. Andiamo a casa a mani vuote, adesso ritorniamo da martedì a lavorare perché io credo fortemente nella salvezza e dobbiamo raggiungerla a ogni costo. Però adesso voltiamo pagina e guardiamo il futuro. La squadra è viva, però non sono d'accordo sul fatto che il Notaresco, cioè non sono queste le partite che deve vincere. Per il Notaresco se si deve salvare le deve vincere tutte, no una sì e un'altra no, perché altrimenti da là sotto non riusciamo ad uscire. È normale che venire qui era una partita per noi proibitiva perché il Pineto fino ad oggi ha fatto un grandissimo campionato, anzi gli faccio i complimenti perché quando si è in vetta non è mai semplice poi dopo andare fino alla fine. Il Pineto lo sta facendo con grande consapevolezza dei propri mezzi, però dal canto nostro noi se dobbiamo salvarci, anche se andiamo a giocare tra virgolette al Barcellona contro il Barcellona, noi dobbiamo tentare comunque di vincere perché solo vincendo riesci a sollevarti dalla classifica che tu adesso hai. C'è rammarico per la partita che abbiamo fatto, dispiace perché i ragazzi hanno dato tutto, è stato un piccolo errore, devo rivedere, ma credo che sia stata una palla lisciata, credo una cosa del genere. E poi dopo la palla in area di rigore quando capita da Allegretti, un giocatore di categoria, un giocatore forte che l'ha calciata di prima, quindi merito a loro che hanno saputo sfruttare l'unica, credo, occasione da gol, un'altra credo che sia stato un calcio piazzato, che loro erano il doppio di noi, quindi sapevamo di questa difficoltà. Però a larghi tratti credo che la squadra abbia fatto una buona gara, abbiamo sciupato tantissime occasioni, però ripeto, adesso dobbiamo guardare il futuro con positività, partire da questa prestazione e cercare di portare a casa qualche vittoria che ci consente poi di fare i play-out. Quando ho accettato questo incarico conoscevo nel dettaglio tutte le difficoltà che aveva questa squadra, quindi però io conoscendo le difficoltà sapevo anche di avere dei ragazzi che ce la mettevano tutta a superare questi limiti, tra virgolette. Credo che oggi l'abbiano dimostrato. Ti rispondo alla seconda, mi sono trovato in questa situazione all'improvviso perché per me io non contavo subito diciamo, di allenare, io a fine stagione smettevo con il calcio giocato e poi pian piano intendevo prendere questa nuova strada, però c'è stata questa difficoltà delle dimissioni del Mister De Patri, io poi per un senso di responsabilità verso questa società, verso questa città, io mi sono sentito in dovere di portare avanti il progetto. Non abbandono la nave, potevo farmene i fatti miei e dire no, guarda, inizio l'anno prossimo, però, ripeto, con un senso di responsabilità mi sono caricato sulle spalle tutti i problemi e tutte le vicende, ma ripeto, se questa è la strada che abbiamo tracciato, anche devo dire la verità, con il mister De Patri inizialmente che aveva tracciato questa strada, io la sto solo continuando, e possiamo, secondo me, arrivare alla fine con un obiettivo positivo. Sì, una partita difficile perché Notaresco, secondo me, ha un ottimo organico col mercato di dicembre, si è rinforzata, ha giocatori di qualità importanti e si è visto in campo. Per noi era la terza partita in una settimana, con un campo pesante, ma al di là delle problematiche fisiche, a livello mentale sicuramente c'è tanto dispendio di energie perché poi e mercoledì è stata una partita diciamo, tosta contro l'Alba Longa e quella vittoria lì e per ottenerla abbiamo speso tantissimo e oggi c'era da interpretare una partita nel modo migliore secondo il mio punto di vista. Nella prima frazione abbiamo fatto molto bene, abbiamo, tranne i primi 10 minuti abbiamo
spostato il gioco da una parte all'altra, siamo mancati nel cross, nel tiro, Traini ha avuto un'occasione, un paio di calcio d'angolo dove Sciva si è superato, sicuramente abbiamo fatto bene. Nel secondo tempo penso che queste problematiche che ho detto un attimo fa un po' siamo calati, sia l'intensità sia a livello fisico sia mentale, è venuto fuori il notaresco e ci ha messo in difficoltà e per quello creato alla fine avrebbe meritato anche il pareggio. Al di là dei risultati, uno dico sempre deve stare con la coscienza a posto e fare il proprio lavoro secondo le proprie capacità, poi a qualcuno può piacere, a qualcuno no. Sicuramente in questo campionato abbiamo tutti delle grandi soddisfazioni per un obiettivo importante, questa è la cosa che mi gratifica più di tutto, l'obiettivo è un obiettivo importante e che ci teniamo tutti quanti a portarlo a termine. Il giorno di turno, hai detto benissimo, è difficilissimo, noi stiamo facendo delle vittorie importanti ma molto molto sofferte, non sono venute più quelle vittorie larghe di 3-0, 3-1 che c'è stato nel girone d'andata, perché è inevitabile quando c'è più equilibrio e obiettivi diversi, il risultato vale tantissimo, quindi portare via una vittoria in queste gare vale no doppio, triplo vale in questo girone di ritorno. Sinceramente l'esperienza mi porta a andare di partita in partita, a stare coi piedi per terra, so che il traguardo si avvicina ma è ancora molto insidioso, quindi io già sono proiettato la prossima gara con la Nuova Florida, poi c'è la Coppa Italia e vado di step in step e speriamo di, man mano che il traguardo si avvicina, di continuare ecco come gruppo a percorrere diciamo questa strada nel miglior modo possibile. Ho detto anche mercoledì scorso, il nostro destino lo decideremo noi, quindi non dobbiamo aspettare quello che fanno gli altri, noi dobbiamo farci forte le nostre prestazioni, del nostro gruppo, di questa società forte, di questi tifosi, è tutto un insieme che aiuta per un obiettivo importante. Quindi io in questo momento diciamo sono una parte di queste componenti che lavorano in simbiosi per questo obiettivo importante, sono concentrato in questo. No, sicuramente Pineto ha degli interpreti importanti dentro al campo e fuori dal campo, siamo una squadra compatta, siamo una squadra forte perché l'abbiamo dimostrato, il fatto che siamo là sopra da diverso tempo è un fattore, insomma, cioè, sappiamo quello che valiamo e vogliamo dare ancora tanto perché ancora la strada è lunga, ci sono tanti punti. Era un bel po' che non facevo gol, se togliendo la Coppa Italia in campionato era molto più di un mese che non facevo gol, quindi è stato un po' un gol liberatorio perché vengo da un'annata un po' difficile. Abbiamo visto a fine partita quasi commosso. Sì, è stato appunto un gol liberatorio che spero che sia di buon auspicio per il proseguo. È stato un bel calvario questo infortunio, perché non è stato semplice da gestire e semplice da curare, infatti sono stato fuori quasi 2 mesi, insomma. Ne sono venuto fuori, sto bene, quindi faremo quello di cui il Pineto ha bisogno per portare a termine, insomma, la stagione come tutti ci auguriamo. Insomma, quello che devo dare è tantissimo, perché devo, tra virgolette, farmi perdonare il periodo d'assenza dai campi, ma siamo tutti importanti, tutti fondamentali per questo rush finale, appunto, perché come avete visto e come è stato detto prima, dentro e fuori siamo tutti decisivi.